Trapani, frode sul ciclo dei rifiuti. L'ex senatore alcamese Nino Papania, accusato di corruzione, avrebbe ottenuto 8 assunzioni alla società e Medio Ambiente in cambio dei mancati controlli sullo smaltimento dei rifiuti. Ancora proteste ad Alcamo del movimento dei Forconi e dei semplici cittadini contro la crisi. Momenti di tensione durante un'assemblea pubblica dell'UDC. Cortei e blocchi questa mattina. Costi della politica sempre più zavorra per il comune di Alcamo. Lo scorso mese di novembre inanellato un nuovo record, elargiti oltre 400 gettoni di presenza. 11 consiglieri arrivano al tetto massimo di retribuzione consentita dalla legge regionale. Lavoratori ASU del comune di Alcamo in agitazione, domani assemblea sindacale, giovedì manifestazione a Palermo. CGIL, CISL e UIL si mobilitano invece venerdì a livello regionale. Sbloccato l'appalto del cimitero di Castellammare del Golfo, al via l'intervento da 1 milione di euro, sarà ampliata l'area, prevista la costruzione di 2000 loculi. Informazione di Alpa 1, ritorna come sempre puntuale anche per questa nuova edizione. La cronaca in apertura: rischiano fino a 6 anni di carcere per aver rubato 7 finocchi per un valore di neppure 5 euro. Accade ad Alcamo, secondo quanto riporta il portale web Sicilia Informazioni. Il giudice ha rinviato a giudizio 3 marocchini, uno di 22, un altro di 33 e un terzo di 35 anni, accusati di furto aggravato per l'aver agito in 3 su cose esposte alla pubblica fede. I 3, come recita il provvedimento del giudice, sono stati rinviati a giudizio perché, al fine di trarne profitto, si introducevano in un terreno recintato coltivato ad orto di proprietà di DN, si impossessavano di 7 finocchi per un valore di 5 euro, con l'aggravante di aver agito in 3 persone e su cose esposte alla pubblica fede. Il furto è avvenuto ad Alcamo il 19 febbraio del 2013. 3 marocchini sono difesi dagli avvocati Anna Maria La Rocca e Giorgio Pisagna. E adesso, come avete sentito dai titoli, parliamo di Trapani e della frode sul ciclo dei rifiuti. L'ex senatore alcamese Nino Papania, accusato di corruzione, avrebbe ottenuto 8 assunzioni alla società e Medio Ambiente in cambio dei mancati controlli sullo smaltimento dei rifiuti. La sua posizione processuale è stata stralciata. Vediamo i particolari. Un'inchiesta della DIA di Palermo sullo smaltimento dei rifiuti in provincia di Trapani, nei comuni di Alcamo, Buseto, Calatafimi, Castellammare, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Pantelleria, Pacheco, San Vito e Valderice, del lato TP1, Terra dei Fenici. Secondo l'accusa, i rifiuti differenziati dai cittadini sarebbero stati ammassati e non smaltiti a dovere. La notizia è riportata dal quotidiano online Live Sicilia. Nell'inchiesta condotta dal procuratore aggiunto Maria Teresa Principato e i sostituti Maurizio Agnello e Carlo Manzella, vede coinvolti, secondo il periodico di informazione Live Sicilia, Orazio Colimberti, direttore dell'area sud della Emeria Ambiente, Salvatore Reina, capo dell'impianto di Trapani, Michele, Pietro e Caterina Foderà della Sicilferte, Gregorio Bongiorno, amministratore dell'Agesp, subappaltatrice della Emeri, Salvatore Alestra, direttore generale della Terra dei Fenici. A vario titolo risponderebbero di omissione di controllo e violazione delle norme in materia ambientale. Ma secondo Live Sicilia, nell'inchiesta è coinvolto anche il senatore Nino Papania, perché in cambio di mancati controlli assicurati avrebbe chiesto l'assunzione di alcune persone alla Emeri. Papania, lungo le colonne di Live Sicilia, avrebbe risposto che sente sorpreso della notizia e che nessun avviso di garanzia gli è stato comunicato. Attualmente la sua posizione è stata stralciata per richiedere l'autorizzazione al Senato di utilizzare le intercettazioni. All'epoca dei fatti Papania era senatore, dunque spetta alla Camera del Senato dare l'autorizzazione. Tutti gli altri indagati respingono le accuse tramite i loro legali e sempre attraverso le colonne del periodico Live Sicilia. Ritorniamo a parlare di giudiziari. Il pubblico ministero Franco Belvisi ha chiesto la condanna dell'ex patron dell'Alcamo Calcio, il castellammarese Giuseppe Di Bartolo, a 4 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. L'imprenditore alcamese è accusato di avere distratto utili ammontanti ad oltre 600.000 euro non reinvestendoli nella società. Nel processo è imputato anche Francesco Milazzo, presidente della squadra di calcio, suocero quindi dello stesso Di Bartolo, per il quale è stata invece chiesta l'assoluzione. Secondo il pubblico ministero, l'intero la gestione della società era nelle mani di Giuseppe Di Bartolo, mentre Milazzo avrebbe svolto un ruolo marginale limitandosi a staccare i biglietti al botteghino in occasione delle partite. La sentenza è prevista per il prossimo 16 di dicembre. Ancora proteste ad Alcamo del movimento dei Forconi di semplici cittadini contro la crisi. Momenti di tensione durante un'assemblea pubblica alla presenza del segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa. Inutili i tentativi di mediazione. Vediamo cosa è successo. A
attimi di tensione ieri pomeriggio al centro congressi Marconi di Alcamo, dove era in corso un incontro aperto al pubblico organizzato dall'UDC alla presenza del segretario nazionale dello stesso Scudo Crociato Lorenzo Cesa e del gruppo parlamentare all'ARS. Una nutrita delegazione di manifestanti che da ieri ad Alcamo, come nel resto d'Italia, si sono mobilitati per esternare il loro disagio per la crisi economica e per le politiche delle istituzioni ritenute inadeguate, si sono introdotti all'interno del centro congressi Marconi, riempiendo di fatto quasi tutti i posti a sedere. Sono bastate però le prime battute dell'incontro per scatenare la rabbia degli stessi manifestanti, una rabbia che comunque si è dimostrata limitata ad urla ed anche qualche insulto, ma nulla di più. È stata respinta sin da subito l'etichetta che è stata data al nutrito gruppo di contestatori individuati come i Forconi. È stato esternato da uno dei manifestanti che in realtà tantissimi erano i semplici cittadini alcamesi. Volevo dire io, mi ha sbagliato quando mi ha seduto accanto alla sua sinistra a dire Forconi. Qua ci sono le famiglie alcamesi. Siamo un popolo di alcamesi. Chi l'ha detto? I Forconi. I Forconi sono lì. Ora qua in questa stato detto. No, sono questo. Non c'è come. Qua c'è un disagio locale. Continue le urla da parte dei manifestanti, buffoni, vergogna, hanno messo in evidenza tutto il loro malcontento, che poi è quello di un po' tutte le comunità locali, specie quelle siciliane. Il riferimento ai tanti provvedimenti che hanno inasprito la tassazione locale e nazionale, misure anticrisi quasi del tutto inesistenti e costi della politica solo in minima parte abbattuti. Tutte situazioni collegate anche ad altri malesseri come il taglio dei servizi assistenziali, che stanno creando malumori e disagi. Inutile ieri sera il tentativo di mediazione da parte del deputato regionale Mimmo Turano. Noi siamo un partito che parla con la gente prima della manifestazione o dopo la manifestazione. Abbiamo qua il segretario nazionale. E ancora mobilitazione ad Alcamo, cortei e gazebo in piazza per manifestare contro le istituzioni, sempre nell'ambito della protesta contro la crisi. Continua la protesta iniziata ieri con l'Italia si ferma, che va avanti in tutta Italia. Ad Alcamo la protesta ieri si è manifestata alla fine in Piazza Ciullo, prima con un corteo delle scuole che ha attraversato insieme ad altri cittadini tutto il perimetro urbano che circonda Alcamo, e poi si sono fermati in piazza a manifestare e a dire la loro. Poi è continuata anche con dei gazebo la sera. Stamattina ancora un corteo di studenti ancora in piazza, ci sono dei gazebo con dei cittadini, imprenditori, artigiani, commercianti, che quantomeno fanno sapere il loro dissenso verso la terribile crisi economica che si sta vivendo. La protesta va avanti in tutta Italia, non ci sono e non sono stati rilevati comunque dei blocchi stradali in Sicilia e ad Alcamo. La circolazione è libera, anche quella cittadina, al di là appunto soltanto della manifestazione degli studenti che hanno sfilato per la città. Il termine stabilito per il pagamento della prima rata della TARES, il 16 dicembre prossimo, a Trapani così come ad Alcamo, non è perentorio, e pertanto nel caso in cui i cittadini non potessero essere messi nelle condizioni materiali di ricevere per tempo l'avviso con gli allegati necessari al pagamento entro il 16, si suggerisce all'amministrazione comunale di non creare allarmismo circa un eventuale aggravamento di spese di mora. Lo sottolinea in una nota il consigliere comunale di Trapani, Enzo Abruscato, relativamente al nuovo tributo sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato dal Consiglio Comunale di Trapani, che ha preso il posto della vecchia TARSU. Il sindaco di Castelvetrano, Felice Errante, ha incontrato stamattina un gruppo di studenti del liceo scientifico Michele Cipolla per ringraziare dell'iniziativa della ripulitura delle aiuole antistanti l'istituto. La manutenzione del plesso ha subito uno stop a causa della vacazio dovuta alla cancellazione delle province in attesa dell'assegnazione delle nuove attribuzioni. Per questo motivo anche le aiuole non venivano più pulite da mesi. Il collettivo studentesco si è preso proprio la briga di ripulire tutto. Costi della politica. Cambiamo argomento. Sempre più zavorra per il comune di Alcamo. Lo scorso mese di novembre inanellato un nuovo record. Elargiti oltre 400 gettoni di presenza, 11 consiglieri arrivano al tetto massimo di retribuzione consentita dalla legge regionale. Ma vediamo i particolari.
Ben 403 gettoni di presenza elargiti dal comune ai consiglieri comunali per presenziare alle commissioni consiliari. Ad Alcamo i costi della politica riescono ad inanellare un record dietro l'altro. Il mese appena trascorso di novembre ha fatto toccare picchi mai visti al comune alcamese. Tradotto in moneta sonante, gli oltre 400 gettoni di presenza valgono qualcosa come quasi 25.000 euro. Stiamo parlando dei soldi relativi alle commissioni solamente, quindi non tenendo conto dei costi che il comune deve sostenere per quei consiglieri esentati dal proprio impiego in azienda e di quelli per la presenza di sedute in consiglio comunale. Un vero salasso che stride fortemente con quella realtà in cui non si fa altro che chiedere sacrifici ai cittadini e in politica di spending review. Oggi questi gettoni di presenza appesantiscono il bilancio comunale per effetto di una decisione che risale al 2002. In sostanza, nel dicembre di quell'anno il consiglio comunale deliberò di aumentarsi il gettone da 53 a ben 80 euro, con un'impennata quindi del 75%. Decisione questa che continua quindi ad incidere pesantemente. Infatti, nonostante nel corso degli anni questi emolumenti sono stati via via diminuiti, si è arrivati ad un singolo gettone che oggi è pari a 60,75 euro, comunque superiore sempre a quello fissato nel 2002. Discorso a parte vale invece per gli amministratori. Per i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, l'indennità di funzione per il vice sindaco è pari al 75% di quella prevista per il sindaco, mentre scende al 65% per gli assessori e per il presidente del consiglio comunale. Una questione che ha di fatto indignato il Movimento 5 Stelle, che nei mesi scorsi ha avviato una petizione online per esternare il proprio dissenso nei confronti dei costi della politica alcamese. Iniziativa che prende le mosse dalla notizia trapelata nei mesi scorsi di alcuni consiglieri che avrebbero chiesto la restituzione del taglio delle indennità dello scorso anno del 30% dovuto allo sforamento del patto di stabilità da parte del comune. Ora però che la Corte Costituzionale ha sancito come illegittimi tagli per lo sforamento del patto, gli esponenti del civico consesso battono cassa. E in soldoni per il comune di Alcamo significherebbe un esborso per gli anni 2011 e 2012 di circa 300.000 euro, decurtazione dei gettoni di presenza e delle indennità dei consiglieri per il biennio. Nello scorso mese di novembre ben 11 consiglieri comunali sui 30 eletti hanno raggiunto il tetto massimo di emolumenti legati ai gettoni di presenza stabilito da una legge regionale del 2000 in 948 euro. Il record di convocazioni spetta alla terza commissione, che ha espletato ben 13 sedute, davvero singolare se si considera che nello scorso mese di novembre, escludendo i festivi, sabati e domeniche, sono stati 20 i giorni disponibili da calendario. Quindi, tra commissioni e sedute del civico consesso, in pratica i consiglieri sono stati giornalmente impegnati dal punto di vista istituzionale. Insomma, l'essere consiglieri comunali ad Alcamo significa quasi come avere un vero e proprio posto di lavoro. La Guardia Costiera di Pantelleria, in seguito ad una richiesta di aiuto ricevuta via radio, ha soccorso un peschereccio tunisino che dichiarava di aver subito un'avaria dopo una collisione contro un mercantile non identificato. Agli otto occupanti del peschereccio è stata prestata assistenza. Domani, assemblea sindacale dei lavoratori ASU del comune di Alcamo e anche dei comuni limitrofi, manifestazione in programma mercoledì, CGIL e CISL e UIL si mobilitano invece venerdì a livello regionale. In questi giorni in cui tante categorie protestano, anche i lavoratori precari vogliono far sentire la loro voce. Le loro rivendicazioni saranno al centro di un'assemblea sindacale del personale utilizzato come ASU dal comune di Alcamo e da tutti gli altri enti pubblici o privati insistenti sul territorio comunale, indetta per domani dall'USB ASU Sicilia presso il centro congressi Marconi dalle 10 alle 12.30. A darne notizia Daniela Pizzitola, in qualità di delegata provinciale dell'associazione Comitato Regionale ASU Sicilia, e di Vito Sardo, delegato regionale USB categoria ASU, con una nota inviata anche al sindaco e al responsabile del personale del comune di Alcamo. Particolarmente caldi gli argomenti all'ordine del giorno: la mancata corresponsione dei sussidi nei mesi di novembre e dicembre, la prosecuzione delle attività socialmente utili per l'anno 2014, il disegno di legge presentato dal governo regionale per la stabilizzazione dei lavoratori ASU, un incontro a cui saranno presenti i coordinatori regionali USB ASU Sicilia. Intanto le sigle sindacali hanno indetto una manifestazione per giovedì 12 dicembre a Palermo, a cui è invitata a partecipare tutta la platea ASU in servizio presso gli enti locali, nonché i lavoratori che operano presso le cooperative, per manifestare presso l'ARS affinché il disegno di legge presentato dal governo, che prevede la proroga e la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, sia approvato dall'Assemblea regionale con gli eventuali emendamenti migliorativi
migliorativi proposti. In questi giorni, avvertono, continueranno le riunioni con i lavoratori e le iniziative per avere risposte chiare dagli organi istituzionali. Senza contare che anche a livello regionale i sindacati hanno indetto per venerdì 13 lo sciopero di tutti i lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni siciliane, con concentramento fissato alle 9.30 in piazza del Parlamento e un corteo che arriverà davanti a Palazzo d'Orléans, sede della Presidenza della Regione. Scopo della mobilitazione organizzata da CGIL e CISL e UIL, lo stop al precariato nel pubblico impiego e la rivendicazione del diritto al lavoro. Il circolo Danilo Dolci apre le porte a studenti, universitari, ricercatori e studiosi di ogni genere. Da sabato prossimo, 14 dicembre, in via Vespri 183 a Trapani, ci sarà un'aula studio autogestita che fungerà da biblioteca. Gli orari di apertura sono tutti sabato pomeriggio dalle 15 alle 20 e le domeniche dalle 10 alle 20. Sbloccato l'appalto del cimitero di Castellammare del Golfo, al via l'intervento da 1 milione di euro, sarà ampliata l'area, prevista la costruzione di 2000 loculi. Vediamo il servizio. A breve partiranno i lavori al cimitero di Castellammare del Golfo. Il comune ha assegnato il bando di gara per un importo di circa 1 milione di euro per la manutenzione straordinaria e ampliamento del Camposanto. I lavori sono stati assegnati alla ditta Militello Costruzioni di Agrigento, che ha offerto un ribasso d'asta del 31%. Si pone quindi fine alla querela sorta per l'assegnazione dell'appalto rimasto congelato per diversi mesi. La svolta è avvenuta lo scorso mese di settembre, quando il settore lavori pubblici del comune castellammarese è tornato sui suoi passi ed ha aggiudicato l'appalto alla ditta Militello, che inizialmente era stata stoppata per presunte irregolarità. È stato quindi approvato il verbale di verifica della documentazione relativa alle ditte sorteggiate e alla ditta aggiudicataria, con il quale viene dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Una svolta importante in tal senso, perché con questi lavori si potrà superare l'emergenza loculi in paese. Il cimitero infatti è quasi saturo e la recente operazione di estumulazione delle salme in alcuni campi comuni ha avviato l'iter per il recupero di nuovi spazi. In questa direzione si inserisce l'iniziativa del comune di avviare la progettazione per la realizzazione di una sezione nuova di zecca all'interno del Camposanto. L'intervento programmato riguarda uno stralcio del progetto generale di riqualificazione del cimitero comunale. Secondo i calcoli del comune, da questa opera potrebbero essere ricavati all'incirca 2000 nuovi loculi, che darebbero quindi autonomia al comune per diversi anni. Il progetto in questione prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica composto da 2 elevazioni fuori terra ed una interrata per complessivi 572 loculi e 54 cellette dislocate nei vari livelli del manufatto. Per questo progetto sono già stati effettuati gli studi geologici e il collaudo statico e amministrativo, con tanto di inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche. L'opera prevede un investimento di oltre 1.300.000 euro complessivamente e comprende anche la realizzazione di un ascensore. Il comune di Castellammare ha già incassato il parere positivo della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani. Nello scorso aprile l'ente municipale aveva approvato tra l'altro le graduatorie inerenti all'assegnazione di nuovi loculi al cimitero comunale. I cittadini che hanno fatto richieste di acquisto sono stati inseriti in 2 graduatorie e potranno godere dello spazio già recuperato attraverso l'operazione di esumazione delle salme. Sino allo scorso mese di aprile, le domande presentate dai cittadini, che da anni attendevano la possibilità di ottenere una sepoltura proprio a causa della carenza cronica di loculi, erano 336 per complessivi 652 loculi. Un progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'area attorno alla Colombaia di Trapani è stato promosso dall'Istituto di Studi Economici e Sociali Nuova Civitas, presieduto dall'ex deputato regionale Livio Marrocco. A partecipare alla presentazione presso la sala Palazzo De Filippi di Trapani, gli architetti Claudio Messina e Roberto Manuguerra. Saranno ritirati i preavvisi di licenziamento per i 66 lavoratori della Mega Service. Si apre uno spiraglio alla speranza di essere traghettati nei futuri liberi consorzi dei comuni. Si è tenuto ieri a Palazzo d'Orléans il tavolo tecnico fissato tra regione, provincia, società, organismi sindacali e rappresentanti dei lavoratori della Mega Service. Poste in chiaro e dibattute le problematiche tra le parti, è stato concordato con il consenso dei commissari liquidatori della società per la prossima settimana presso l'ufficio provinciale del lavoro di Trapani il rientro delle procedure di preavviso di licenziamento per le 66 unità, un accordo siglato in un verbale tra le parti. Seguirà immediatamente un tavolo tra la società e le organizzazioni sindacali per discutere modalità ed eventuali soluzioni che dovranno comunque condurre all'azzeramento delle aliquote di costo del personale
personale che attualmente gravano sul processo liquidatorio e che non potranno incidere ulteriormente. Tale condizione, in ultima ipotesi, potrebbe comportare la stesura di un ulteriore accordo quadro tra le parti e i lavoratori, che sarebbero costretti ad ulteriori e drammatiche rinunce contrattuali, condizioni che comunque consentirebbero a tutto il personale di restare aggrappato ad una speranza. L'inserimento del personale dei servizi nella cassa integrazione in deroga, congiuntamente all'accordo aggiuntivo, creerebbero le condizioni di assenza di costi sulle procedure di liquidazione e consentirebbero il traghettamento, quantomeno occupazionale, per i 66 lavoratori nelle ipotesi di un eventuale reimpiego che potrebbe essere previsto nei liberi consorzi dei comuni. In sintesi, la conduzione dell'avvertenza si chiude in zona Cesarini quasi come una strenna natalizia, con il ritiro delle procedure di preavviso di licenziamento, ma lascia intatte le incertezze per il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie e l'amaro in bocca di chi nutre il dubbio di essere stato realisticamente garantito o ulteriormente parcheggiato. Una svolta in tema di politiche per la forestazione che consenta di ridurre del 30% almeno i 240 milioni della spesa regionale per i 25.000 forestali dell'isola, facendo leva sui fondi comunitari, così da avere certezze per i lavoratori assieme garanzie di tutela del territorio sul fronte idrogeologico e su quello ambientale della prevenzione. L'obiettivo della proposta della CISL per il sistema regionale della forestazione che è stata presentata a Palermo. Aiuti ai comuni e alle coppie di fatto. La finanziaria approda all'Arsi, inserito il quadro normativo di disegno di legge del Partito Socialista sugli aiuti alle coppie di fatto. Il Presidente Crocetta ha recepito quello che era un disegno di legge che mesi fa avevamo presentato. Era un disegno di legge che ci vedeva come Sicilia all'avanguardia nei confronti di tutto un apparato europeo che già da tempo puntava a garantire un reddito minimo a tutte le famiglie disagiate. Noi abbiamo voluto osare un po' di più, abbiamo voluto pensare anche alle coppie che convivono e quindi alle coppie di fatto. Come si fa? Una domanda, però ci pensa un certificato. Allora, in questo momento dobbiamo attendere che venga approvato il bilancio e per il 2014 è previsto un stanziamento che sosterrà con un assegno alcune famiglie. Queste famiglie verranno individuate sicuramente attraverso i comuni. Nel momento in cui invece verrà recepito nella sua totalità il nostro disegno di legge, noi avremo anche l'istituzione di un registro a livello regionale che raccoglierà tutte le coppie che sono necessitose di un sostegno, ma la cosa a cui tengo tantissimo e che voglio sottolineare è che questo assegno non è un assegno di sostentamento, ma è un assegno che comporterà anche un impegno di lavoro da parte di chi lo riceve. Senta, questo assegno per l'anno prossimo o già da quest'anno? Io credo che se entra nel bilancio del 2014 ci sono soltanto i tempi legati a quello che sono le disponibilità dei comuni a recepire subito le famiglie bisognose. Una volta che sono individuate sarà nel bilancio 2014 spendibile nel 2014. Senta, ho sentito quindi la novità, lei l'ha votato ovviamente, ma questo governo Crocetta quanto durerà? Ma durerà sicuramente tutta la legislatura e soprattutto sta passando dalla fase dell'enunciazione alla fase dei fatti. Questa decisione assunta dal governo ieri notte è una risposta concreta a un tema concreto. Cioè, la Sicilia attraversa una fase storica difficilissima. Questo governo, i siciliani debbono saperlo, sta remando nella giusta direzione, nel senso che sta facendo una piccola rivoluzione, che è quella che abbiamo visto nel settore della formazione, sta facendo dei tagli e sta liberando risorse a favore di coloro che ne hanno bisogno. Un'operazione complessa in una regione difficile come la Sicilia, ma Crocetta la sta portando avanti. Si terrà dall'8 al 12 gennaio prossimi il secondo concorso fotografico dal tema Sicilia in movimento, organizzato dall'associazione Noi Giovani in Movimento. Il titolo del concorso vuole mettere in evidenza la dinamicità della Sicilia, sempre più spesso considerata invece statica, soprattutto nell'ambito dello sviluppo, dell'innovazione e della cultura. Le iscrizioni al concorso potranno essere fatte entro il 31 dicembre gratuitamente, scaricando il modulo dal profilo Facebook dell'associazione. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di Alpa 1 si chiude qui, come sempre grazie per l'ascolto, adesso vi ricordo che come di consueto c'è la rubrica Click, poi a seguire la sigla di chiusura del nostro notiziario, a risentirci per i prossimi appuntamenti. Buongiorno a tutti, questa volta è un avviso, Tares 2013.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è stata istituita la TARES, il nuovo tributo comunale annuale sui rifiuti e sui servizi, che copre i costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati e di costi relativi ai servizi indivisibili. La TARES disciplinata dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011 e successive modifiche, è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Il regolamento comunale per l'applicazione della TARES è stato deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento 118 del 3 ottobre 2013 e integrato con successive deliberazioni. Con deliberazione consigliare 149 del 21 novembre 2013 sono state approvate le tariffe del tributo TARES per l'anno 2013 in base al piano finanziario dei costi. La TARES è così composta: componente rifiuti, quota fissa determinata tenendo conto della superficie occupata, quota variabile determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e della superficie occupata per le utenze non domestiche, componente servizi, quota per i costi dei servizi indivisibili, illuminazione pubblica, verde pubblico, manutenzione delle strade e del patrimonio comunale in genere, destinata per il 2013 allo Stato e determinata in euro 0,30 al metro quadro. Alla TARES si applica l'addizionale provinciale pari al 3% del tributo da corrispondere alla provincia per l'esercizio delle funzioni amministrative collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale. Per l'anno 2013 il pagamento sarà effettuato in tre rate mediante modelli F24 con scadenze. Prima rata 16 dicembre 2013, compreso quota riservata allo Stato. Seconda rata 28 febbraio 2014, terza rata 31 marzo 2014. In base a quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento comunale della TARES, il mancato recapito dell'avviso non costituirà diritto di esenzione del pagamento per l'annualità di riferimento. Nel caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni e interessi, il contribuente, prima della scadenza del termine relativo alla prima rata, potrà richiedere all'ufficio tributi l'avviso di pagamento e i relativi modelli F24. Inoltre, i contribuenti che occupino o utilizzano un'abitazione costituita da più di un'unità immobiliare distintamente annotata in catasto possono richiedere entro il 31/12/2013 la riduzione della quota variabile. L'ufficio tributo si trova in piazza San José Maria Escrivá numero 1 ad Alcamo. Ora, io quello che voglio dire è questo. Si dice che al fine del pagamento, per evitare, cioè il contribuente prima della scadenza potrà richiedere all'ufficio tributi l'avviso di pagamento. Ora, mettetevi nei panni di una signora o un signore anziani che non hanno parenti, non hanno nessuno. Questi, se non ricevono praticamente i moduli, come fanno a pagarli? Quindi bisognerebbe anche provvedere a questa cosa qua. Allora, a me pare che la cosa qui non è specificata che bisogna andare, ma i giovani ci possono andare, dice, può darsi pure che abbia un parente, e se questi parenti non ne hanno, come fanno ad andare a prendersi questi moduli? Quindi sarebbe giusto che il comune li recapitasse a tutti quanti. Bene, se c'è qualcuno dell'amministrazione che vuole spiegare meglio queste cose può farlo, basta telefonare qui alla segreteria e ne potremo parlare negli approfondimenti. I minuti sono trascorsi, come sempre guardate che passano velocemente, vi ringrazio e ci risentiremo la prossima volta.